Ciao amici, quante volte abbiamo sentito dire che la colazione è il pasto più importante della giornata? Ancora questa solfa, sto cercando di dimagrire. Quando si vuole dimagrire è ancora più importante, lo dicono gli esperti di nutrizione. Io ne ho parlato in diversi video raccolti nella playlist che trovate in descrizione. Ecco i principali errori da non fare a colazione se vogliamo dimagrire. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Niente dolci. Eliminare del tutto il dolce crea facilmente crisi di astinenza che poi portano ad abbuffate terribili nei momenti sbagliati. Quindi a colazione sì al dolce, che ci aiuta anche ad avere la giusta carica al mattino. Poi il dolce aumenta la serotonina, così iniziamo la giornata col buon umore. Ovviamente parlo di dolci naturali con zucchero di canna, stevia, agave, eccetera. Trovate i migliori dolcificanti naturali in questo video. 2. Solo super cibi. I super cibi fanno bene, lo dice la scienza, ma non dobbiamo nutrirci solo di quelli. Vanno usati come aggiunta a una colazione già nutriente per renderla più completa. 3. Proteine animali. La colazione proteica è una buona idea, ma non se si mangiano bacon, uova, salumi e formaggi, altrimenti si fa il pieno di grassi saturi poco sani e anche la digestione soffre. 4. Non bere acqua. Prima di colazione bisogna bere acqua a stomaco vuoto, magari dopo aver bevuto acqua calda e limone, come spiego in questo video. Il corpo durante la notte si disidrata perché non beviamo per 6-8 ore. 5. Solo caffè. Bere solo un caffè non è né dietetico né sano. Il suo effetto anoressizzante non fa sentire la fame, ma se il corpo rimane a digiuno deve prendere i nutrienti di cui ha bisogno dai tessuti, impoverendo la massa magra di preziosi minerali. 6. Frutta, ma poca. Fare una colazione crudista a base di frutta è un'idea fantastica, anche io lo faccio ogni tanto. L'importante è mangiare una porzione abbondante di frutta per non rimanere senza energia a metà mattina e compensare con qualche schifezza tentatrice. Assortire bene la frutta per fare il pieno di tutte le vitamine e i minerali e magari consumare un po' di mango o frutta secca che contengono proteine e acidi grassi essenziali. Grazie Simona, ma tu come fai colazione? Lo faccio vedere nei miei video. Nella playlist sulla colazione trovate tutte le mie colazioni preferite. E per vedere tutti i miei video sul vivere sano basta iscriversi al canale. È facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche per seguire le ultime novità. Mangia sano e dimagrisci. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!